La proctologia è la specializzazione della medicina che studia la funzione e la fisiologia del colon retto e dell'ano. Di conseguenza studia la funzionalità di questi organi e le patologie ad essi connesse. Le patologie più diffuse sono emorroidi, ragadi, tumore del colon retto, colite, morbo di Crohn, fistole e diverticoliti. Il compito del proctologo è compiere accurate diagnosi specialistiche al fine di individuare la soluzione terapeutica più idonea. Gli specialisti in proctologia, come per altre specializzazioni, si possono avvalere, a seconda dei casi, della collaborazione di altri specialisti competenti in ambiti connessi, come il gastroenterologo o il chirurgo generale. In sede di visita il proctologo può eseguire l'esplorazione rettale con l'ausilio dell'anoscopio o del rettoscopio, in caso lo ritenga opportuno procederà nel prescrivere esami diagnostici, per esempio l'ecografia transanale o la colonscopia. Il proctologo nella sua formazione parte da medicina e chirurgia per poi specializzarsi in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, solo successivamente può conseguire con master o ulteriori corsi la specializzazione in proctologia. Il proctologo è tenuto comunque ad essere abilitato alla professione, dopo superamento dell'esame di Stato, e poi essere iscritto all'Ordine dei Medici verificabile sul sito dell'AFNOMCEO. Prima di proseguire con le informazioni, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Generalmente ci si rivolge ad un proctologo o direttamente, o tramite indirizzamento da parte di un gastroenterologo, quando la patologia riguarda in modo specifico il tratto del colon retto o la parte anale. Le patologie per cui ci si può recare dal proctologo sono: diverticolite, emorroidi, ragadi anali, incontinenza, rettocele. In caso si presentino in modo persistente i seguenti sintomi, è bene consultare quanto prima il proprio medico di medicina generale, che saprà indirizzare il paziente verso lo specialista appropriato. Alcuni sintomi: incontinenza, prurito idiopatico, stipsi grave, dolori perineali, tumefazioni, sanguinamento, formazione di ascessi. Stai cercando il proctologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.